Dunque, qui abbiamo ancora i partecipanti alla conversazione, ma io credo che stasera, Pazzaglia, che dici? Sei riuscito a cavare il ragno dal buco? Non ho cavato né il ragno né altro. Perché? Nemmeno un pezzo di formaggio, fra l'altro, perché ho visto che circolavano panini. Ragazzi, mica vi avete finito la mia propria. No, io voglio dire a te e ai telespettatori che io domani sera non verrò, perché mi sento, non ti puoi no, fare non così. Posso venire. Non fare così, Pazzaglia, non è anche perché tu lo sai così. Che sei compensato, poco ma sei compensato. Sì, va bene. Quindi pensaci bene così. Perché c'hai dei Pazzaglia. Grazie. Ma perché ti alzi in piedi? Basta così, ma perché ti alzi in piedi? Perché ti alzi in piedi? È sempre la questione della bretella. Sì, però alla signora Pazzaglia, per favore, dovreste aggiustare le bretelle dietro di Riccardo. No, perché ma praticamente ci ha schiattato un dibattito qua, una conversazione. Spia, non toccare tu. Ma riporta la correa. Ho capito. Domani metto la correa. Se vengo, mi metto la correa. Perché ti metto la correa? Non ho capito. La correa è la cinghia, così. La cinghia. Voce spagnolesca. Ho capito. Posso dire una cosa? Però, sì, però noi stiamo quasi per salutare. Sì. Dimmi. No, voglio dire che solo io e la signora abbiamo il cappellino. Ecco. Lo sapevo che diceva. No, perché uno qui mi ha detto che fai con questo cappello in testa? Per dire subito la signorinità. Sì, io l'ho comprato. Ho capito, siete signore tutte e due. Lei è un po' più acquisita, però. Io l'ho comprata a Napoli, lei? No, lei l'ha comprata a Londra, però è bene che tu non parli troppo di questa. Guarda cosa gli farei io alle donne, guarda. Sì. Gli darei una coltellata con gli... Oh! Che è il coltello, non si stacca più! Oh! L'anima è per... dunque...